Ma perché oggi è facile parlare di qualcuno, soprattutto una persona come mio padre, che è uscito per 10 anni sui giornali, e quindi per Buscetto o per qualche altro pentito era facile coinvolgerlo. Ma mio padre non è un assassino, non ha mai né tantomeno è un mafioso, così come lo definiscono, è solo un semplice agricoltore. Lorenzo Nuvoletta, 7 fratelli, 9 figli, nasce a Marano di Napoli il 1 gennaio 1931 da una famiglia di proprietari terrieri. A 16 anni si trasferisce a Firenze, dove fa il commerciante ortofrutticolo. Nel 1958, morto il padre, torna al paese per continuare l'attività di famiglia. Con chi mi sono associato? Forse, come è stato detto da tutti i legali che si sono adoperati nella mia difesa, in questo processo io sono veramente un fantasma.